verità. Quindi questa conferenza stampa, insomma, avrà ovviamente l'importanza che si merita l'evento, un evento internazionale, e capisco quanto possa essere interessante per chi organizza eventi di questo genere avere la giusta attenzione, visto che io, insomma, molti di voi mi conosceranno come invece coordinatore di Viterbo Città Europea dello Sport, dove appunto anche in quell'ambito sono organizzati eventi internazionali. Qui si tratta di tutt'altra cosa, perché diciamo gli sportivi in questo caso sono degli animali, ma sono ugualmente di razza, come spesso capita per i veri sportivi che si competono nel, diciamo così, titoli. E quindi io passerei subito la parola per capire quali sono anche quest'anno le peculiarità di una sicuramente iniziativa che hanno fatto per portare lustro alla nostra città. Circa 180 razze rappresentate per questa manifestazione al Prato Giardino. Come al solito abbiamo previsto l'ingresso gratuito per la cittadinanza, proprio perché vogliamo che la cittadinanza approfitti di questa occasione e abbracci questa manifestazione come una abitudine, come è stato nel corso degli ultimi anni, anche se devo dire che gli ultimi anni del tempo sempre che quest'anno siamo più fortunati. Siamo tornati al Prato Giardino esclusivamente perché ci sono i lavori di abbellimento della Valle Faula. Pensiamo di ritornare a Valle Faula il prossimo anno, visto che l'Ente Nazionale della Cerofilia Italiana, per la prima volta dopo tantissimo tempo, ci ha già assegnato l'esposizione internazionale per il prossimo anno. Quindi già oggi sappiamo che il prossimo anno, il 2 giugno, avremo la nuova edizione dell'internazionale. Tra i giurati che parteciperanno alla manifestazione sarà presente anche il presidente dell'ICI, proprio a sottolineare come il nostro lavoro, il lavoro di tutto il cinofilo negli ultimi anni sia cresciuto, sia migliorato. Abbiamo poi dei giudici che arrivano dall'estero, addirittura un messicano, che vanno giudici
teatro. Dobbiamo fare l'internazionale. Ah, bene. Facciamo. È stato veramente. Perché credo che finalmente siamo riusciti anche noi a comunicare l'importanza di questa cosa. Ringraziamo ovviamente anche l'amministrazione provinciale, che anche in questo caso ci ha aiutato all'organizzazione. E poi abbiamo risposto in due, ci ha aiutato nel comunicare alle scuole. Ha un aspetto anche culturale, poi sostanzialmente. E poi abbiamo questi sponsor della parte di Minerva, della famiglia, che ancora una volta ci hanno dato una mano a coprire qualche cosa, non ci hanno dato una mano, perché la cosa è abbastanza costosa. Se non so, direi che grosso modo ho cercato di riassumere molto velocemente quello che sono i contenuti della manifestazione di inizio. E proseguono finché non verranno giudicati tutti quanti i cani iscritti. Dopodiché c'è una pausa a pranzo e a questo punto nel pomeriggio, diciamo intorno alle 15.30 normalmente, iniziano gli spareggi vengono effettuati praticamente con la partecipazione dei soggetti che hanno fatto il migliore di razza dell'arco della mattina, quindi un soggetto per ogni razza, divisi in raggruppamenti, i raggruppamenti sono 10, a seconda delle funzionalità e dell'utilità del cane. Quindi abbiamo i raggruppamenti dei pastori, il raggruppamento dei cani da difesa e da utilità, abbiamo poi i raggruppamenti dei cani da caccia, i cani da compagnia, i levrieri, eccetera, eccetera. A questi raggruppamenti partecipano un soggetto per ogni razza iscritta. Tra questi soggetti, in ogni raggruppamento vengono premiati i primi tre e ne rimane uno a quale concorso. Alla fine dei 10 raggruppamenti sostanzialmente rimangono in gara 10 cani, in rappresentanza di 10 raggruppamenti. E quelli sono i 10 cani che fanno il best show. Al best show vengono premiati i primi tre e basta, e ovviamente soltanto uno vince, insomma. E vince il titolo, vince l'esposizione del suo insieme. E tenete conto che durante l'arco della mattina, e quindi ci sarà il grosso dell'affluenza dei soggetti, durante l'arco della mattina vengono assegnati anche vengono messi in palio i titoli di aspiranti campioni italiani e aspiranti campioni internazionali, per cui ecco, la gara si sviluppa in maniera impegnativa soprattutto la mattina. Poi il pomeriggio è più una passerella, diciamo così, è più una passerella per mettere in vista i cani più che si sono distinti nell'arco della mattina. Considerate un unico aspetto, si parlava dell'importanza di questa manifestazione e del contenuto di questa manifestazione per contributi, e comunque del numero enorme di persone che questa manifestazione porta di te. Ci sono 528 allevamenti iscritti, quindi significa che 528 persone o comunque allevatori da tutta Italia si spostano per essere qui sabato all'esposizione. Quindi persone che hanno comunque probabilmente dormito qui la sera prima o comunque che devono utilizzare una ristorazione e che comunque parlano e sono sempre molto cattive nel dire, parlano dei posti in cui vanno e se ne parlano bene meglio così, perché in genere sono molto. Aggiungo un'altra cosa, faccio un altro punto, e con grosso sforzo, devo dire veramente con grosso sforzo, voi sapete che l'indomani a Tarquinio c'è questa grande manifestazione che si chiama Game Fair. Il Game Fair ci ha contattato chiedendo di organizzare l'indomani, quindi la domenica, un'esposizione regionale in questo caso, all'interno del Game Fair. Per cui noi ci siamo ritrovati a organizzare due manifestazioni contemporaneamente, quindi l'internazionale a Viterbo e questa regionale a Tarquinio e Vindomani. Non ci siamo sentiti di rifiutarci nonostante sia uno sforzo organizzativo, perché comunque